Annyeonghaseyo! Io sono Kan Yesan, ma i miei amici mi chiamano Kan. Ho 17 anni, anche se in realtà ne ho ancora 16. Non avete capito? Ok, adesso ve lo spiego. Vengo dalla Corea del Sud e secondo la nostra tradizione, i bambini appena nati hanno già un anno. Ho dei bei ricordi della mia infanzia. Per esempio, ogni tanto ripenso a quando andavo al Festival dei Fiori assieme ai miei genitori. Lì tutti indossavano gli abiti tradizionali, chiamati Hanbo. Che bello! Ma quando ho compiuto 6 anni, mio padre ha accettato un'offerta di lavoro a New York e la nostra famiglia ha dovuto lasciare Seoul. In America andavo in una scuola pubblica e se devo essere sincero ho dimenticato la mia lingua madre e la mia cultura di origine. Però ho fatto amicizia. La mia era una vita normale finché... Figliolo, siediti un secondo. Dobbiamo dirti una cosa. Oh oh, avevo un brutto presentimento. Il mio intuito ci aveva azzeccato. I miei genitori mi hanno detto che a causa del lavoro di mio padre avremmo dovuto trasferirci in periferia. Ma come? I miei amici sono tutti qui, non è giusto! Smettila di fare i capricci. Non ho nemmeno iniziato. Saremmo andati avanti a discutere per tutta la notte, ma poi mio nonno mi ha fatto una proposta. Mi ha offerto di vivere 3 mesi in periferia insieme ai miei e valutare se mi piaceva. Se non ti piace, puoi tornare a New York e vivere con me e la nonna. Quell'idea ha convinto sia me che i miei. Abbiamo stretto un accordo. Poco dopo ci siamo trasferiti in una piccola cittadina e io ho cambiato scuola. Ma non ho nemmeno provato ad adattarmi né a fare amicizie. Sapevo che nel giro di 3 mesi sarei tornato nella grande mela. Tuttavia i miei compagni si comportavano in modo strano. A scuola mi guardavano con gli occhi spalancati e si sussurravano qualcosa, soprattutto le ragazze. Sto per caso sognando? Anche fuori da scuola continuavano a lanciarmi delle strane occhiate. In un negozio un tipo mi ha persino fatto una foto di nascosto. Ma che cosa diavolo stava succedendo? Per attirare meno attenzione ho iniziato a mettere il cappuccio a prescindere da dove andassi, ma non è servito a molto. Poi un giorno Michael, un mio compagno di classe, mi ha detto che mi aveva riconosciuto. Cosa? In che senso? Non devi nasconderti, ormai tutti hanno capito che sei Sungjun. Io mi chiamo Kang Yesan, genio. Quello è il tuo nome vero, ma il tuo soprannome è Sungjun. Non puoi nascondermi niente, sono il tuo fan numero uno. Di che cosa stai parlando? Ma quella non è nemmeno la cosa più strana. All'intervallo un gruppo di ragazze è entrato di colpo nella nostra aula. Eccolo! Mi hanno circondato e mi hanno chiesto un autografo. Sono riuscito a scappare per un pelo. Ne avevo abbastanza, dovevo capire meglio la situazione. A casa ho cercato Sungjun su Google e ho scoperto che era un famoso attore coreano. Di recente aveva pubblicato un post sui social in cui annunciava che sarebbe andato in America per lavoro. E wow, era identico a me! Finalmente avevo capito, mi avevano scambiato per questo attore. Tutti sapevano che Sungjun era un soprannome, quindi nessuno era stupito dal fatto che a scuola usavo un nome diverso. Odiavo i drammi coreani, adoravo il wrestling e il rock. In breve appartenevo a un altro mondo e non volevo essere scambiato per un attore di commedie romantiche. Ma più provavo a dire che era solamente un grande malinteso, più i miei compagni erano ossessionati da me. Tutte le ragazze della città erano impazzite. Mi mandavano dei pupazzi di peluche e dei bigliettini d'amore in coreano. Ho lasciato Seoul quando ero piccolo e non conosco il coreano. Un giorno stavo scappando da una folla di fan e ho deciso di nascondermi in palestra. Credo di averli seminati. Ho capito subito che non ero da solo. Una ragazza è venuta da me e mi ha dato un quaderno e un abiro. Lasciatemi in pace, non sono Sungjun e non faccio autografi. Cosa? Non me ne frega niente del tuo autografo, né tantomeno di quell'attore. Ho bisogno che firmi questa petizione e così otterremo il permesso di fondare un gruppo rock. Wow, questo sì che mi interessava. Ho firmato la petizione tutto contento. La ragazza si chiamava Emma. Abbiamo scoperto di avere molto in comune. A quanto pare avevamo gli stessi gusti musicali e anche lei odiava i drammi coreani. Preferisco i film horror. Pure io, batti 5. Emma era davvero in gamba, ma il resto della scuola continuava a darmi fastidio. Quindi ho deciso di farmi vedere il meno possibile e ho iniziato a saltare le lezioni. Volevo tornare dai miei amici e dimenticarmi quella follia. Per un po' ho saltato le lezioni senza avere conseguenze, ma dopo un po' i miei genitori hanno voluto parlarmi seriamente. Beh, Kang, ora sei nei guai. Kang-yesen, la scuola ci ha chiamati. I tuoi voti sono terribili perché continui a saltare le lezioni. Se non ti concentri sui tuoi voti, verrai espulso da scuola! Inoltre, giovanotto, il nostro accordo è annullato. Rimarrai con noi e starai sotto stretta sorveglianza. Ma neanche morto! Dovevo fare qualcosa e velocemente. Non volevo rimanere in quella città. Ho dovuto ricominciare ad andare a scuola. I fan sfegatati di Sungjun non mi lasciavano in pace. Come avrei potuto migliorare i miei voti in quel modo? Ciao, non ti vedo da un po', eri sul set. Ci dici che cosa è successo nella seconda stagione di Endless Love? Quanto tempo ti fermi in America? Fammi un favore, stai zitto un attimo. Qualsiasi cosa per il mio idolo. Poi mi è venuto in mente un piano brillante. Qualsiasi cosa? Cosa ne dici di fare i compiti per me? Certo, sarebbe un onore.
Ho capito che potevo sfruttare questa situazione. Volevano Sang-jun e io glielo avrei dato. Ho rivisto il mio guardaroba e voilà, ho finto di essere veramente Sang-jun. Ah, è persino meglio della vita reale che sullo schermo. Mi sono goduto i miei nuovi privilegi. Ho fatto autografi e selfie con tutti. E in cambio i miei compagni di classe erano felici di farmi i compiti e di aiutarmi a superare le verifiche. Fantastico, sarei riuscito a tornare a New York. Ho detto a tutta la scuola di firmare la petizione di Emma. Il preside ci ha permesso di creare una band e ci ha persino dato una sala prove. Dopo le lezioni sono andato lì per salutare i ragazzi del gruppo. Quello era l'unico posto in cui potevo smettere di fingere, dove potevo ridere di cuore insieme a Emma. Lei era anche molto brava a suonare la batteria. È incredibile che pensino che tu sia Sang-jun. Sono accecati da ciò che vogliono vedere e non ti hanno nemmeno chiesto di mostrargli il tatuaggio che quell'attore ha sulla spalla. È vero. Come avrete capito, avevo tutto sotto controllo. Poco dopo sono diventato lo studente migliore della scuola. Sono diventato sempre più amico di Emma e dei ragazzi della band, che si facevano chiamare i Desperados. Che figo. Ma presto sono finito nei guai. E i miei guai avevano un nome: Michael. Bene, bene, bene. Ecco il signor imbroglione. Aspetta, che cosa? Conosco la verità. Ti ho sentito mentre parlavi con Emma. Tu non sei il vero Sang-jun. Finalmente qualcuno lo aveva capito. Ma non era il momento migliore. Ehi, non urlare così. Allora, Kang, se vuoi che mantenga il tuo piccolo segreto, dovrai fare quello che ti dico. Lo avete sentito? La sua impudenza mi ha fatto digrignare i denti. Volevo rimettere Michael al suo posto, ma poi ci ho ripensato. Se i miei compagni avessero scoperto la verità, i miei voti si sarebbero abbassati di nuovo. Le ragazze infuriate si sarebbero vendicate. Con problemi di quel genere, i miei non mi avrebbero mai permesso di vivere dai nonni. Ho dovuto accettare la proposta di Michael. Mancava solamente un mese. Ok, facciamo come vuoi. Meglio così. Innanzitutto chiedi agli studenti di aiutare anche me durante le verifiche. E poi dovrò chiederti un altro paio di cosette. E alla fine mi ha spiegato tutto. Quello spione voleva che dicessi all'intera scuola che lui era il mio migliore amico e il ragazzo più in gamba di tutti. Ho iniziato a comprargli il pranzo e ho dovuto persino chiedere alla ragazza che gli piaceva se voleva uscire con lui. Non so, Michael è odioso e noioso, ma se me lo chiedi tu, Sang-jun, lo farò. Michael si stava godendo la vita e io sono diventato prigioniero di quella maschera da attore rubacuori. Non potevo nemmeno andare a scuola con una maglietta stropicciata perché tutti continuavano a fissarmi. Stavo uscendo di testa, soprattutto per colpa di Michael. Sang-jun non è nessuno senza di me, fa tutto ciò che gli dico. Avrei voluto dare una bella lezione a quel fanboy. Wow, Kang, che cosa ti succede? Tra un po' ti uscirà il fumo dalle orecchie. Se non fosse stato per Emma, avrei perso subito la ragione. Lei sapeva sempre come risollevarmi il morale. Mi ha proposto un suo trucchetto per liberarsi dai pensieri negativi. Ti piacerà da matti. Wow, è davvero divertente. Se vuoi, puoi esibirti sul palco insieme a noi. Sabato ci sarà il nostro primo concerto. Vuoi venire? Non lo perderei per nulla al mondo. Il giorno seguente Michael ha superato il limite. Stavo prendendo dei libri quando è venuto da me e ha chiuso di colpo il mio armadietto. Gesù, amico, mi hai quasi schiacciato il naso. Che cosa vuoi? Hanno appena rilasciato una nuova console. Capisci cosa intendo? No, non so leggere nella mente degli idioti. Ho bisogno di soldi. Sei impazzito. Dove lo recupero tutto quel denaro? Oh beh, sei un attore famoso. Sono sicuro che se chiedi ai tuoi fan saranno felici di prestarti qualcosa. Era troppo, persino per un imbroglione come Michael. Ho perso la pazienza. Non mi abbasserò mai a tanto. Sai una cosa? Hai superato il limite. Non sono più disposto a stare alle tue regole. Te ne pentirai. Purtroppo aveva ragione. Michael avrebbe detto a tutti la verità e se i miei lo avessero scoperto sarebbe stata la fine. Ehi, Kang, perché quel muso lungo? Hai mangiato un limone? Se solo... Ho detto a Emma che cosa era successo. Mi ha proposto di vendicarmi con Michael. All'inizio volevo darle ascolto, ma sarebbe cambiato qualcosa. Inoltre era colpa mia. Non avrei dovuto fingere di essere qualcun altro. Il giorno seguente a scuola c'era il concerto dei Desperados. Ma io volevo restare a casa perché sapevo che Michael mi avrebbe esposto davanti a tutta la scuola. Tuttavia la chiamata di Emma ha cambiato tutto. Avevi promesso di venire. Questo gruppo rock è nato grazie a te. Devi esserci al nostro primo concerto. Almeno fallo per me. Aveva ragione, non avrei fatto il codardo. Era questo che Michael si aspettava da me. Inoltre Emma mi piaceva molto. Quindi sono corso a scuola. All'improvviso ho visto una macchina di lusso varcare i cancelli dell'istituto. Un ragazzo coreano ben vestito è sceso dall'auto accompagnato da alcune guardie del corpo. Mi ha visto e si è subito avvicinato a me con aria minacciosa. Sagi-kun. Cosa? Sto parlando con te, impostore. Hai finto di essere me. Ora la pagherai cara. Diamine, quello era il vero Sang-jun ed era venuto lì per farmela pagare. Prendetelo.
come se i miei problemi non bastassero. Mi sono nascosto nella sala prove e ho chiamato Emma. Aiuto, Mayday, sono nei guai. Dove sei? Nella sala prove. Da buona amica, Emma è arrivata subito in mio soccorso. Che cosa ci fai qui? Secondo te, mi sto coraggiosamente nascondendo dai miei problemi. Ho detto a Emma che Song e le sue guardie del corpo mi erano le calcagna e ci siamo chiesti perché una star dovesse venire nella nostra scuola. Ma certo, metà della città si è fatta dei selfie con te e i fan hanno postato le foto sui social dicendo che erano insieme a Song John in carne e ossa. Hai ragione, a quanto pare mi ha trovato così ed è venuto a cercarmi. Dobbiamo scappare da scuola e aspettare a casa. Domani saranno 3 mesi da quando sono arrivato e i miei mi avevano promesso che sarei tornato a New York. Aspetta, di che cosa stai parlando? Le ho parlato dell'accordo che avevo stretto con i miei genitori. Emma sembrava sconvolta. Mi ha offerto il suo aiuto per scappare da scuola, ma aveva un'aria molto triste. Stavamo sgattaiolando in corridoio quando abbiamo sentito delle urla provenire dalla palestra dove c'era il palco. Abbiamo sbirciato e che follia! Abbiamo visto Michael in mezzo alla gente e stava scuotendo il vero Song Joon. Voleva dimostrare che era un impostore. Ci hai fregati tutti. Lui non è un attore coreano. È uno studente qualunque. Non ha il tatuaggio sulla spalla. E poi Michael ha arrotolato la manica della maglietta di Song Joon, visibilmente sconvolto e... Beh, avete indovinato. I fan dell'attore hanno notato subito il tatuaggio del drago sulla spalla. Com'è possibile? Lui è un imbroglione. Lo dimostrerò. Ma ormai non lo ascoltava più nessuno. La folla si è allontanata da Michael e ha circondato Song Joon urlando entusiasta. All'improvviso le guardie del corpo sono apparse dietro a me ed Emma e ci hanno spinti in palestra. I miei compagni di classe ci stavano guardando sconvolti. Le cose si stavano facendo serie. Ci vedo doppio. Qual è quello vero? Per favore fate silenzio. Io sono l'attore Song Joon e questo è... Mi ha guardato. Credevo che a quel punto avrebbe detto che ero un impostore e che avrebbe messo i miei compagni di classe contro di me. Tuttavia, a quanto pare gli facevo pietà e ha deciso di stare al gioco. E questo è il mio fratellino. Ti perdono, ma smettila di fingere. Oh, questo Song Joon era un bravo ragazzo. Il concerto stava per iniziare. I Desperados si sono scatenati sul palco. Song Joon si è divertito insieme agli altri. Poi all'improvviso è salito sul palco e si è messo a cantare insieme al frontman. Il pubblico è impazzito. Dopo il concerto ci ha detto che di solito tiene per il set il suo lato affascinante, anche se in realtà lui è un vero ribelle e ama il rock. Ci ha spiegato che era venuto in America per studiare in un'accademia di jazz. Oh, Kang, hai sentito il pubblico? Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, siete davvero in gamba e... Non ho avuto il tempo di finire la frase perché Emma mi ha baciato all'improvviso. Diamine, questa ragazza non smetteva mai di stupirmi. Quella serata è stata incredibile. Il giorno dopo ho parlato con i miei. Hai alzato la media e hai dimostrato di essere una persona affidabile. Se vuoi tornare a New York e iscriverti di nuovo alla tua vecchia scuola, io e papà non abbiamo niente in contrario. Ci ho riflettuto. 3 mesi prima sarei stato felice di sentire quelle parole. Ma in quel periodo mi era successo di tutto. Avevo conosciuto Emma e dei ragazzi davvero in gamba. Mamma, papà, vorrei rimanere qui qualche altro mese. Ovviamente erano felicissimi. Dopo il fine settimana sono tornato a scuola. Può sembrare strano, ma quel posto iniziava a piacermi. Anche se Song Joon non era serio quando aveva detto che ero il suo fratellino, quegli strambi dei miei compagni di classe gli hanno creduto. Ciao, sei tu il fratello di Song Joon? Posso fare una foto con te? Certo. Vedo che non è cambiato niente, sono ancora tutte pazze per te. Non dirmelo. Allora, quando torni nella grande mela? In realtà, ho deciso di restare. Sì! Oh, Kang, mi dispiace tanto, non ti darò più fastidio. Beh, Michael se lo meritava. Io sto uscendo con la ragazza più in gamba del mondo, mi insegna a suonare la batteria e a volte scrivo persino a Song Joon. Dopo quello che ho passato, volevo riscoprire le mie origini, imparare la mia lingua madre e anche la cultura del mio paese. I miei erano molto felici di questa mia decisione e quest'estate siamo andati insieme a Seoul a trovare i parenti. Vi siete mai trasferiti in un posto nuovo? Raccontatemi come avete vissuto questa esperienza.